appunto a livello di sostegno per le vostre attività? I dragaggi. Il dragaggio è l'unica, onestamente, è la priorità numero uno che la regione deve avere come visione per la laguna di Marano Lagunare. Un dragaggio che non deve essere, onestamente, frutto di azioni più o meno improvvisate come si sta sentendo ultimamente per il canale del Coron, ma deve essere fatto con un progetto a medio e lungo termine che prevede almeno nelle nostre volontà, ma noi siamo gli amministratori locali, noi ci viviamo in laguna, quindi la conosciamo bene, che prevede soprattutto una progettualità legata al ripristino delle barene, cioè di questi isolotti che fanno un po' da difesa verso le mareggiate, è lì che bisogna mettere i fanghi. A che cosa sono da imputare questi ritardi? Gli iter burocratici sono molto, molto lunghi, c'era prima un commissario straordinario che è durato 10 anni, ora la struttura commissariale è stata smantellata e la competenza è ritornata in regime di ordinarietà alla regione. Poi c'era il problema anche del SIN, cioè che la laguna di Marano era inserita all'interno del SIN, dei siti di interesse nazionale per quanto riguarda l'inquinamento, adesso è stata tolta, quindi ci sono molte, molte cause che hanno portato però in definitiva ad avere un ritardo ormai cronico, ormai sono 5-6 anni che non si draga più, verrà probabilmente fatto adesso un piccolo intervento nel canale del Coron, una tipologia di intervento che io onestamente, come ho detto più volte, non condivido. Cosa è mancato se non vi ha convinto? Non ci ha convinto il sito individuato dalla regione per il stoccaggio del fango, che rimane di fatto sempre all'interno della laguna in una buca di 8 metri, ma è una metodologia che non condivido perché di fatto prende il fango e lo sposta sempre all'interno della laguna, è come prendere la polvere e spostarla da una parte all'altra della casa.